domanda. Allora, ci sono alcuni vasetti di dimensioni differenti, poi adesso vi spiegherò anche perché. Questi più grandi sono stati riempiti d'acqua alle 3 di oggi pomeriggio e sono gli arancioni riempiti con un'acqua che ha un pH 8.4. I verdi riempiti con un'acqua che ha un pH 6.6. Anche i vasetti piccoli sono nello stesso ordine, ho invertito le marroni con le rosse, ma sulla vostra sinistra c'è il 8.4, 8.4, alla vostra destra 6.6 e 6.6. Quelli sono stati riempiti alle 9.24 di questa sera. L'acqua di riferimento è un'acqua da bere, sono queste due bottiglie qua, sono state aperte quando siamo arrivati, per i vasetti piccoli ovviamente. Goccia di Carnia e Ponte delle Alpi. Utilizzo queste due acque perché? Perché sono acque non manipolate e il pH è certo in quanto deve essere dichiarato e la precisione in termini legali è importante. Ogni due anni le acque minerali devono essere certificate nei valori, fra cui anche il pH. Ho scelto questi due campioni perché sono due acque minimamente mineralizzate, quindi non sono influenzati i test dal fatto che un'acqua sia più ricca di minerali rispetto all'altra. Infatti entrambe hanno il residuo fisso che è inferiore ai 50 mg per litro, che indica che è un'acqua minimamente mineralizzata. Questo per descrivervi cosa state guardando. Le esche rosse sono delle ready-made ritual alla fragola, le esche marroncine sono delle self-made realizzate con uno yellow beer food. Come ingredienti attivi all'interno c'è dell'idrolizzato di fegato e della farina di fegato e sono aromatizzate allo squid con la dose giusta di aroma e dolcificante, ma di questo parleremo dopo. Il pH è un argomento che suscita normalmente interesse perlomeno a parlarne, ok? Cioè è un bel argomento, uno si trova lì e dice il pH è un argomento su cui tutti possono stare anche delle mezz'ore a parlare. È importante? Non è importante ai fini della pesca? Adesso cercheremo di darci alcune risposte. Saranno delle risposte oggettive e non soggettive. Poi, per le risposte soggettive, vedremo delle domande, magari alla fine, quelle che sono le vostre curiosità del momento. Ok? Allora, pH dell'acqua, un dato importante per la pesca, punto di domanda. Iniziamo a dire che cos'è il pH. Allora, il pH è un'unità di misura, è una scala un po' particolare perché può andare da 0 a 14 e il 7, che è il punto di centro, si riferisce alla neutralità. Quindi da 7 a scendere andiamo verso l'acido, da 7 a salire andiamo verso il basico, l'alcalinità. Ovviamente i valori prossimi allo 0 sono molto acidi, quelli prossimi a 14 sono molto basici. Cosa vuol dire molto acidi o molto basici? Che in entrambi gli estremi, se ci metto dentro le mani, vado in pronto soccorso diretto perché si tratta di sostanze estremamente aggressive, sia nell'uno che nell'altra direzione. Il 7, dicevo, è considerato un valore neutro. Ogni differenza di un punto esprime una grandezza 10 volte più grande rispetto a quella che la precede. Quindi un liquido a pH 6 è 10 volte più acido di uno a pH 7, 100 volte più acido di uno a pH 8 e 1000 volte più acido di uno a pH 9. Restando sul pH, vi assicuro che investiremo ancora 5-6 minuti con frasi che possono attingere dalla chimica, ok? È tanto per avere un'idea di massima di cosa stiamo parlando. Non è interessante per noi capire le formule da cui viene ricavato il pH e chi l'ha scoperto, eccetera, eccetera. Non è assolutamente interessante. Ci può interessare sapere come si può misurare il pH. Il sistema più semplice e banale è l'utilizzo della tartina tornasole. Altro non è che una striscia di carta imbevuta con dei reagenti che a seconda che arrivino a contatto con un acido o con una base, si colorano con una scala di colori che è nota e che quindi può essere confrontata. Sistema molto immediato, molto semplice,
ovviamente con una precisione limitata, ma già sufficiente per quelli che possono essere gli scopi legati alla curiosità che può avere un pescatore. Oppure il sistema più avanzato, ci sono i pool tester, vengono utilizzati per misurare il pH delle piscine, che è un dato che deve essere certo, quindi è rilevato sia elettronicamente che con un sistema manuale, perché l'ASL deve avere sempre i riferimenti quando controlla le vasche a uso pubblico. Questi funzionano prelevando un campione d'acqua e facendolo reagire con una pastiglia di phenol red, che è un reagente. La scala è più limitata perché si va da 6, 8, 8 e 2. Quindi è più preciso, ma presenta dei limiti. 6, 8, 8 e 2 copre quasi tutte le esigenze legate alla pesca, anche perché se è più di 8 e 2 vedo che è più scuro ancora, quindi capito che sono andato comunque sopra. Ha una precisione ottima per quelli che sono i nostri scopi. La maniera più avanzata è il piacometro, che è uno strumento elettronico, sì, difficile da usare perché deve essere tutto pulito, deve essere tarato almeno mensilmente, bla bla bla. Questo però ha un'accuratezza altissima. È uno strumento di uso professionale che non serve assolutamente al pescatore. Io non ce l'ho perché sono figo, ce l'ho perché ho due piscine a uso pubblico e se l'ASL mi becca fuori quei valori sono veramente rogne per me. E quindi ho questo più un'altra sonda ancora più precisa che non posso neanche manipolare perché solo i tecnici della ASL hanno diritto di verificarne le rilevazioni. Perché potrebbe essere interessante per un pescatore conoscere il pH dell'acqua dove va a pescare? Il pH è un indicatore biologico, dove per indicatore biologico si intende, è un qualcosa che mi dice con che qualità di acqua ho a che fare, che tipo di vita può esserci dentro e quindi che tipo di impostazione può avere la mia pescata e quali obiettivi, inteso come taglia delle carpe, presenza, eccetera, eccetera. È un indicatore? Non proprio. Gli indicatori biologici sono altri, però il pH, fra tutti gli indicatori biologici, è forse più facile da misurare, perché abbiamo visto che la sua misurazione, con una relativa precisione, è alla portata veramente di tutti. Infatti in Inghilterra, da sempre, si identificano come hungry waters, cioè acque affamate, ossia acque dove il pesce patisce la fame, quelle acque che hanno un pH tendente all'acido. E in queste acque l'esperienza diretta di pesca ha insegnato che la boilers spesso è molto produttiva, perché il pesce è affamato, di conseguenza ha portata di bocca più che di mano una fonte di cibo nuova, immediata e facilmente anche metabolizzabile. Quindi non è un indicatore biologico, ma qualcosa ce lo dice e vediamo perché. I valori limiti per la vita acquatica sono noti. Allora, il range tollerato dalla maggior parte dei pesci va da 5 a 9. 8 e 7 è un limite superiore per ottime acque da pesca. 8 e 7 identifica delle ottime acque da pesca. Le carpe muoiono a 4.3 di pH. In 5 giorni. Questo è un altro dato certo, perché sono tutti dati di sperimentazione scientifica questi. Quindi, qualche indicazione sulla qualità dell'acqua ce la dà il pH in effetti. Ma allora iniziamo a chiederci, prima di star lì a vedere, misuriamo o non misuriamo il pH, i laghi italiani come possono essere catalogati? Adesso vedremo alcune osservazioni, le fonti sono il CNR, il Centro Nazionale di Ricerche, quindi sono misurazioni medie aritmetiche, molte misurazioni nel corso di tutto l'anno, la media aritmetica. Sono laghi lombardi. Laghi lombardi per tutti noi sono un po' la Mecca, fra virgolette, in Italia. Citiamo Endine, Busiano, ce ne sarebbero di molto migliori, Como, Varese, Maggiore e via discorrendo. Vediamo cosa si può capire dei laghi italiani. Como, 7.4, il Maggiore, 7, Lugano, non riesco a leggerlo da lì, 8, cambiamo un'altra schermata, Endine 8.2, Endine è noto perché viene misurato molto frequentemente,
Annone, Oggiono, Garlate, laghi della zona di Pusiano, 8,5, 8,4, 8. Andiamo avanti così. Iseo, 7,6. E così via. Idro, 8,4. Andiamo avanti. Segrino, 8,3. Vediamo se c'è il... ecco, l'unico riferimento basso che abbiamo di tutti i laghi lombardi è il lago di Monate, 6,9, che è un lago molto inquinato. Poi vedremo come il pH può essere influenzato dall'inquinamento. Allora, abbiamo capito che i nostri laghi italiani, quelli belli, quelli che sappiamo essere estremamente produttivi per la nostra tecnica, hanno un pH comunque superiore a 7. E ha trovato dei riferimenti 8,5, 8,6, ok? Questa era un po' la media. È interessante saperlo, perché sono così produttivi? Di cosa si nutrono le carpe? La Dreissena è una piccola cozza d'acqua molto comune, non è la plumerosa è la Unio che poi vedremo. Questi dati sono di acquariologia, perché le cozze vengono anche tenute in acquario da molti appassionati, quindi sono conosciute e il loro comportamento è noto in funzione della variazione dei parametri fisici dell'acqua. Allora, la Dreissena predilige valori di pH fra 8 e 9, molto alti. Gambero d'acqua dolce, è noto che predilige il pH da 7 in su, al di sotto di questo livello vive ma non si riproduce, quindi è un indicatore importante questo. Questa è la cozza Unio, la più comune nei laghi italiani, e ha come valore di pH ideale 7,8. Ecco forse perché è la più comune nei laghi italiani, perché abbiamo visto che statisticamente ci stiamo orientando verso quei valori lì. A questo punto allora poniamoci una domanda che per noi è importante. Fra pH dell'acqua e carp fishing c'è qualche nesso specifico? Potremmo dividere in tre punti questa domanda, che poi svilupperemo con attenzione. Il primo punto è: la conoscenza del pH mi condiziona nell'azione di pesca. Cioè, se io vado lì e misuro, rilevo un dato, mi condiziona, gli altri punti li svilupperemo poi man mano, questo la lascio in parte. Non mi condiziona assolutamente. Ci tengo a precisare che il succo della serata non è mitizzare, ma indirizzare la domanda pH sì, pH no, pH dell'esca, pH dell'acqua, verso dei canali di comprensione che siano semplici, efficaci e non complichino la vita. Perché le uniche cose che condizionano realmente la pesca sono la disponibilità di tempo per praticarla, la disponibilità di acque interessanti per praticarla e la capacità intrinseca del pescatore di imparare dai propri errori. Se io dovessi dire cosa condiziona il pescatore nella sua azione di pesca, mi troverei concorde solo in questa direzione, cioè non dei dati scientifici, ma tempo, modo e capacità nate sul campo. I più bravi pescatori di carpe che conosco non ci azzeccano nulla col pH e non l'hanno mai misurato in vita loro. E quindi mi direte, qui finisce la serata, è stato molto bello, arrivederci, grazie. Non è esattamente così, perché comunque queste informazioni, come d'altronde altre che poi rileveremo sulle esche e sulla loro interazione con l'acqua, fanno parte di un bagaglio culturale che a mio avviso è comunque utile avere. Cioè, io so che il pH non è così importante perché ho capito che, e questo sarà lo scopo della serata. Ovviamente, saper interpretare l'ambiente con cui interagiamo ci consente di essere più mirati e funzionali nell'approccio. È importante capire se, perlomeno grazie alle indicazioni che mi dà il pH,
le carpe in un lago possono o no trovare tanto nutrimento naturale. È importante capire se ci sono le condizioni affinché i pesci crescano di peso. E mi viene da dire che è certamente importante. Questo non sta a significare che devo misurare il pH dell'acqua per capire se prenderò un pesce da più di 20 kg in quel posto. Questa è un'idiozia anche solo a dirla. Il pescatore deve andare a pescare per la voglia di pescare. Logicamente non posso sentirmi frustrato perché non sono mai andato sopra i 20 kg se il laghetto che affronto io è purtroppo un laghetto povero di nutrimento naturale, magari è pieno zeppo di carpe. Cioè, questa, la risposta alla mia domanda non deve essere svilente, mi deve portare a capire che il mio ambiente ha quel tipo di potenzialità. Se prendo un pesce fra i più grandi, di quelli che popolano quel tipo di ambiente, sono un bravo pescatore. Se prendo tutti i pesci più grandi che popolano quell'ambiente, sono un eccezionale pescatore di carpe, che siano da 7 come da 40 kg. Ok? Voglio premettere che ovviamente stiamo parlando di pH e non possiamo iniziare a spaziare in mille direzioni. È logico che ci sono tantissime altre variabili da analizzare, ne ho accennate anche due, quindi popolazione, quante carpe ci sono, perché anche le acque povere possono produrre grossi pesci se ce ne sono pochi. Non c'è competizione estrema per il poco alimento presente e il pesce può comunque trovare le condizioni per crescere in salute e quindi salire anche di peso ovviamente. Tutti questi dati, il capire se l'acqua è un'acqua produttiva e che in che condizioni vive il pesce, ci possono portare a scegliere un approccio di pesca differente. Sono informazioni utili anche, e aggiungerei soprattutto, per chi pesca senza un'azione di pasturazione preventiva, cioè cambia spesso spot e va in cerca di passare anche poche ore in maniera spensierata. Perché ovviamente interagire più ne so dell'ambiente e più possibilità ho di avere risultati in tempi brevi. Se ho l'opportunità di dedicare un anno delle mie attenzioni sempre allo stesso spot, beh, se non prendo neanche un pesce o non ci sono o io veramente non capisco le basi, i fondamenti. Ma se la mia azione si svolge in poche ore e comunque riesco a essere sul pesce, sono uno stratega, cioè sono un pescatore pensante. Non che questo sia importante, perché a volte è bello anche lanciare una canna a caso, sorseggiare una birra e fare due chiacchiere con un amico, attenzione, eh. Questo è importante se il mio obiettivo è la sfida con me stesso e i pesci. Se questo non è il mio obiettivo, cultura generale può fregarmene di più o di meno. Lì ognuno di voi si dà la sua risposta. Il secondo punto. Quali sono i nessi fra pH dell'acqua ed esca? Okay, abbiamo capito che il pH ha alcune indicazioni rispetto alla vita che c'è nell'acqua, ce li dà. Ci sono dei nessi fra il pH dell'acqua e le nostre esche. Entriamo nell'argomento vedendo dei piccoli test, questi test sì, non sono farina del mio sacco, questi test si fanno dagli anni 70, cioè quando è iniziato uno sviluppo di prodotti legato all'esca, chi li sviluppava si è avvalso delle competenze di chi di dovere e ha cercato di capire quali potevano essere le cose interessanti da sapere per creare i prodotti più catturanti possibili, perché l'obiettivo per chi crea prodotti da pesca è catturare il pesce, o meglio, farlo catturare. Questo garantisce vendite consolidate nel tempo e vi darete atto di questo, immagino. Se comprate un prodotto e ci catturate, credo che non lo cambiate, questo è abbastanza rampante. Allora, abbiamo visto che ci sono dei test in presa diretta qua e li vedremo anche nelle diapo. Vi ho già detto che confronteremo acque minerali minimamente mineralizzate in modo che il campione di riferimento sia tangibile. Se uno vuole rifarle a casa, le rifà e non viene il dubbio che magari sia un po' tarocca il test che abbiamo fatto lì all'Obli Cast. Quindi è perfettamente replicabile. C'è il dato specifico del pH alla sorgente, 8,40 di un'acqua e pH 6,6 dell'altra, quindi tendenzialmente acida, tendenzialmente basica.
Il confronto, per il confronto utilizzo due esche, una ready made alla fragola, che è un aroma con pH acido. Non c'è solo quello nell'esca, ci sono anche altri ingredienti che poi andremo ad analizzare. Questa esca è quella immersa nel vasetto con acqua pH 6,6. Dopo 10 minuti di immersione l'acqua è perfettamente limpida, come quando abbiamo inserito l'esca. E li avete anche lì, per cui potete anche dare il colpo d'occhio e poi alla fine magari anche avvicinarvi a vedere in effetti. La stessa esca immersa nell'acqua pH 8,4, dopo 10 minuti inizia già a interagire con l'acqua. Che tipo di azione è quella che si sta svolgendo nel vasetto? Queste microbollicine che nell'altra acqua non c'erano. È un'azione di scambio di ioni, un processo chimico e anche elettrico del quale non entrerò nel dettaglio, perché la serata non è di chimica organica, io non sarei la persona più adatta per farlo in effetti, e sarebbe una noia incredibile. Però è fuori discussione che visivamente ci siano delle sostanziali differenze, come visivamente ci sono anche nei vasetti che abbiamo lì a disposizione. La stessa prova fatta con una self-made, utilizzando aroma squid, che è un aroma tendenzialmente basico. Nell'acqua di riferimento aroma, aminoacidi, vari componenti, adesso stiamo definendo la differenza aromatica del boiler, ma poi arriveremo a ragionamenti più profondi. Nell'acqua pH 6,6 una certa limpidezza, come abbiamo visto prima. Nell'acqua 8,4 scambio ionico attivato perfettamente dopo 10 minuti. Dopo 2 ore nell'acqua pH 6,6 il colorante dell'esca e alcune altre sostanze stanno iniziando a essere rilasciate nell'acqua. Questa è l'acqua tendenzialmente acida. L'effetto di ionizzazione è ancora più marcato dopo 2 ore perché la Boyless ha continuato a lavorare. Il confronto diretto dei due vasetti non lascia molto spazio a dubbi, ci sono delle differenze. Attenzione che adesso non stiamo dicendo che ci siano delle differenze in meglio e in peggio, eh? Non fraintendete questo discorso, a me interessa farvi capire che ci sono delle differenze, perché così arriviamo ad una risposta certa legata al fatto che acque a pH differenti permettono alle esche di lavorare in tempi e modi differenti. Questa è l'unica conclusione a cui vogliamo arrivare. Poi vedremo il perché. Dopo 2 ore, vabbè, la foto è un po' sfocata, però si nota comunque la trasparenza che caratterizza l'acqua più acida, mentre è ancora più evidente, direi, e poi capirete il perché, la differenza in termini di scambio ionico con questa esca self-made. Il confronto diretto è abbastanza chiaro e marcato. Se ci sono dei dubbi, palesatevi subito, io do per contato che si veda che c'è una differenza. Mi sembra abbastanza ovvio. Andiamo avanti. Confronto dei nostri 4 bei vasetti come sono messi lì. Sulla sinistra pH alto, sulla destra pH basso. Dopo 24 ore la ready made immersa in pH 8,4 ha fatto, diciamo, il suo dovere, insomma, l'acqua è abbastanza satura di varie sostanze. Quali saranno queste varie sostanze? Il colorante, vabbè, ma anche altro, perché se fosse solo il colorante l'esca self non dovrebbe aver dato nessun segnale, e poi vedremo che invece anche quella dopo 24 ore ha fatto ben che il suo lavoro. Anche nell'acqua pH più basso, dopo 24 ore, si vedono i segnali emessi dall'esca. L'esca self, nell'acqua a pH basico, dopo 24 ore ha fatto in maniera egregia il suo lavoro. Considerate che è poco campione, quindi la saturazione è veramente massiccia in quella poca acqua in cui è immersa la Boyless. Mentre quella a pH acido comunque ha dato un segnale della sua presenza, marcato in ogni caso, eh?
però ci sono le sostanziali differenze che c'erano fino a 10 minuti dopo l'immersione. Dopo 48 ore di immersione, il risultato diventa stabile in entrambe le soluzioni e situazioni. Le esche hanno lavorato in maniera completa su tutti e due i campioni d'acqua. Dopo 48 ore la self è andata oltre il suo range operativo, perché quest'esca è stata creata, come ho detto all'inizio, con idrolizzato di fegato, una buona percentuale farina di fegato, perché deve essere un'esca veloce. Si è sciolta perché alcune componenti sono fortemente solubili. Anche il pH più basso è saturato, e quello che vedete come saturazione sono gli elementi della boiler che si sono sciolti, che in questo caso non sono coloranti in quanto l'esca non è colorata. Questo è una verifica in tempo reale di 2 o 5 ml di aroma versati direttamente nell'acqua. Ovviamente dalla diapositiva non è che si possa capire, però se guardate nel riquadro che ho evidenziato, noterete che nel pH alto, che è sempre quello a sinistra, c'è un intorbidimento abbastanza omogeneo dell'acqua. Nel vaso di destra c'è questa scia tipo un po' luminescente che va dal fondo verso la superficie, e sul fondo c'è un deposito più marcato di alcune sostanze. Anche qua c'è una differenza, anche versando l'aroma puro c'è una differenza che ovviamente all'occhio non è proprio così facile da cogliere come vederla da sopra. Poi se abbiamo tempo faremo anche la prova con l'aroma puro. Allora, quello che abbiamo visto e che possiamo vedere, perché vi invito a verificare la differenza pH alto, pH basso, pH alto, pH basso, pH alto, pH basso, pH alto, pH basso. C'è una differenza che fuori discussione che c'è. È marcata all'interno delle 12 ore. Inizia ad essere più stabile verso le 24 ore, abbastanza omogenea a 48 ore di immersione. Da notare che l'esca self-made avrebbe superato il tempo di permanenza utile sul rig, utile per essere ingoiata e per allamare una carpa, in effetti. Allora, queste differenze diventa interessante chiedersi quali sono. Allora, analizziamo gli ingredienti dell'esca e capiamo cosa ha interagito con l'acqua fin da subito. Quali sono le sostanze che hanno stimolato questo scambio di ioni, questa reazione, chiamiamola semplicemente di bollicine, che si vede fin da subito? È fuori di dubbio che oltre alle componenti solubili inserite nell'esca, dopo 24 ore anche le farine stesse e le componenti solide iniziano a scambiare messaggi in maniera evidente con l'acqua. Perché? Perché vengono decomposte dai batteri che trovano comunque sul fondale e via discorrendo, e quindi le proteine vegetali e animali presenti nelle farine iniziano a scindersi nelle loro componenti più piccole, che sono piccole catene di aminoacidi, quanto anche aminoacidi liberi. Considerate che alcune farine utilizzate nel ready made e comunque nei mix commerciali, tipo la caseina e i caseinati, sono farine proteiche solubili, quindi hanno questa caratteristica. Non sono solubili in quanto tali, ma restando in acqua solubilizzano, cioè si spezzano come catena proteica e scambiano messaggi con l'acqua. Su questa cosa dello scambiare messaggi con l'acqua vorrei spendere qualche parola in più, perché credo che tutti voi abbiate il pensiero fisso che la carpa venga effettivamente attratta da un qualcosa che esce dall'esca. Questo di solito è l'idea che ogni carpista ha, poi ognuno se la materializza e immagina in maniera differente, colonne verticali, aromi laterali, eccetera eccetera. Non è tanto importante capire uno come se la immagina, è importante capire che siamo concordi che un qualcosa che esce dall'esca interessa il pesce in forme più o meno varie. Ok? Una di queste sostanze è sicuramente l'aroma. Allora, abbiamo parlato di aroma alla fragola, abbiamo parlato di aroma squid. Cos'è un aroma? L'aroma non va inteso per quello che è il suo nome di battesimo.
Cioè, se io chiamo una Roma fragola, non devo pensare alle fragole di bosco. Se chiamo una Roma squid, non devo pensare al calamaro, perché il nome della Roma rievoca solamente a livello mentale quella che è la mia associazione di idee fra l'odore e il prodotto. Tant'è che se io annusassi la Roma sparso sopra delle fragole realistiche ma finte, potrei anche essere indotto a pensare che le fragole sono vere. Ok? Sebbene nella Roma la fragola non ci sia nulla che provenga dalle fragole. Ok? Allora, è interessante analizzare per un attimo questo paradosso. Perché sui gusti delle esche si può discutere da esseri umani, non certo da carte. Perché ci sarebbe da scrivere dei libri sul perché una carpa va in cerca della fragola. Perché realmente da pescatori non saremo in grado di rispondere a questa domanda. Va in cerca di un qualcosa di mai visto, ok? Che nella sua natura non può esistere, perché non esiste nessuno che butta le fragole in acqua. Sta di fatto che è uno degli aromi più famosi della storia del catfishing, perché effettivamente è un aroma che rende. Quindi è innegabile, se non altro per esperienza personale di tanti pescatori in tanti anni, che la Roma fragola dia una marcia in più ad alcune esche. Perché? È difficile immaginarselo in termini pratici. Per capire il perché bisogna uscire dai termini pratici e vedere che cos'è un aroma alla fragola. Uno degli aromi più usati dagli albori, come sarà fatto? È una cosa semplice, è una cosa complessa? Questo è l'aroma alla fragola messo su carta. È un casino. L'aroma alla fragola è un casino. Questo è l'aroma alla fragola, eh? Attenzione, eh? Questi sono dati di laboratorio di chi fa gli aromi, ok? Sono anche pubblicati, fra l'altro. Allora, potete leggere tutti i nomi, tanto non vogliono dire nulla per voi come vogliono dire poco anche per me, e vi renderete conto che non leggerete la parola fragola da nessuna parte. Questo è l'insieme delle sostanze chimiche che fa sì che al gusto e all'olfatto noi si venga ingannati credendo di trovarsi di fronte al succo della fragola. In realtà questo non è. Noi ne veniamo ingannati. C'è da chiedersi, anche il pesce viene ingannato in questi termini? Assolutamente no. Il senso del gusto del pesce, nello specifico della carpa, non ha nulla a che vedere con il senso del gusto dell'essere umano. Questa è una cosa nota perché sappiamo che a livello di ricezione chimica siamo completamente diversi da una carpa, che è un animale in grado di verificare presenza di piccole quantità di sostanze chimiche solubili, poi vedremo in che misura ci riesce, nel suo elemento che è l'acqua. Ho calcato la mano su solubili, perché ovviamente se un qualcosa è insolubile, la carpa non è in grado di recepirlo, in quanto se non è immerso nel suo elemento e non è presente nell'acqua che lei filtra attraverso gli organi di senso, le diviene realmente improbabile percepirne il gusto, se non, nel caso della boia, toccandola con i sensori sulle labbra o sui baffetti. Però il caso di una carpa che va a toccarsi le boilers è un caso improbabile. La carpa va a toccarsi le boilers e spesso ne rimane allamata all'esterno quando è già interessata alla boilers. Altrimenti dubito fortemente che la carpa vada a toccare ogni sasso del fondo per capire se è effettivamente commestibile oppure no. Ok? Queste sostanze estremamente solubili di cui parliamo sono tutti questi amil, butirrato, amil, eccetera, che sono degli esteri. Ok? L'estere, se volete sapere cos'è, è una sostanza chimica fortemente carica da un punto di vista elettrico, acida, ok? Ed è il prodotto di una reazione fra un acido organico, cioè fra una sostanza naturale, e un alcol. Questo è l'estere. Gli aromi possono essere composti di esteri, di acetati e anche di ammine. La fragola non ha ammine, ha solo esteri e acetati perché è un aroma acido. Ok? Queste sostanze
riescono a veicolare nell'acqua. L'ho scritto bene, lo leggo perché magari non riesco a riproporlo come l'ho scritto. Con una velocità direttamente proporzionale alla differenza di potenziale grazie a un processo chimico-elettrico piuttosto complesso, che però si può spiegare in termini semplici facendo l'esempio di cosa succede miscelando un acido con una base. Una reazione chimica esplosiva. Cioè sono due sostanze che legano in una... legano non per creare un composto, ma si scontrano fra loro e interagiscono in una maniera estremamente violenta. Ok? Ecco che questo aroma fragola composto di esteri si scontra violentemente, ha delle forti reazioni con chi? Con chi gli è più lontano da un punto di vista di potenziale. Quindi la fragola che è acida si scontra in maniera abbastanza virulenta con l'acqua più basica. Non è che non si scontri con quella più acida, perché non stiamo parlando, stiamo parlando di acqua e quindi di tendente all'acido, tendente al basico, ok? Però la differenza c'è ed è innegabile, è sotto i nostri occhi. È una piccola differenza, ma c'è. È una differenza importante, e poi vedremo perché è importante per noi capire che le sostanze che inseriamo nelle boilers quando le facciamo interagiscono con l'acqua in maniera differente a seconda del tipo di acqua. Affrontiamo un'altra considerazione, altre sostanze importanti che escono dall'esca. Parliamo di aminoacidi, di sostanze organiche che sostanzialmente sono comunque frazioni di proteine, quindi proteine spezzate da varie reazioni come può essere l'idrolisi, che sono contenute in entrambe queste esche. Allora, io nel mio self-made ho messo l'idrolizzato di fegato, che altro non è che le proteine del fegato sottoposte ad una digestione a base di enzimi fuori dalla pancia di un essere vivente, cioè a secco viene digerito e poi trasformato in farina. Questa è l'idrolizzato di fegato. È un composto di proteine spezzate e anche aminoacidi in forma libera. In più io ci metto dentro il liquid liver, che altro non è che la forma estrema dell'idrolizzato, cioè l'idrolisi portata alla sua fine, scomposto nelle sue minime parti. Questi ingredienti, e per questo intendo gli aromi, gli aminoacidi, le frazioni di proteine e tutto quello che è organico che mettiamo dentro nell'esca, sono colte e riconosciute come segnale certo di cibo dal pesce con concentrazioni nell'ordine di 2 parti per milione, per capirci 2 ml sciolti in 2000 litri d'acqua, per capirci 2 ml sciolti in 2 metri cubi d'acqua. Questa è la capacità di interagire con queste sostanze che ha la cappa. Se ci pensate, è una capacità molto marcata. Come mai questo pesce è così specializzato a valutare queste interazioni chimiche elettriche fra acqua e sostanze che sono immerse? Perché trova così il suo cibo. Quelle famose chioccioline che abbiamo visto prima, il gamberetto e quant'altro, sono esseri viventi che si nutrono ed espellono i sottoprodotti della loro digestione. I sottoprodotti della digestione degli esseri viventi sono sostanze proteiche digerite, o meglio, sono presenti delle tracce di sostanze proteiche digerite, quindi aminoacidi, catene di più aminoacidi e via discorrendo. Ma quante ne possono produrre le cozze e i gamberi? Cioè il discorso potrebbe diventare poco carino, dovremmo chiederci, ma i gamberi, quando vanno di corpo, che segnali rilasciano? I gamberi rilasciano dei segnali che sono stati misurati in concentrazioni pari a mezza parte per milione, una parte per milione, quindi concentrazioni più basse, okay, rispetto a quelle che è in grado di percepire la carpa. Ovviamente più una popolazione di cozze e di gamberi è grande,
e più i segnali si alzeranno in intensità, in natura la carpa è in grado di trovare i gamberi e le cozze quando inizia a percepire concentrazioni dei loro escreti proteici attorno alle due parti per milione. Questi sono dati di ricerca in allevamento e quant'altro, anche perché in allevamento da secoli ormai si studia come interessare la carpa a un cibo che non è il suo. Quindi è un campo molto noto, con sperimentazione scientifica molto seria, che purtroppo non vi posso fornire, o meglio, ne possiamo parlare o se nasce la domanda di come si fanno a scoprire queste cose. Ma la documentazione non la posso fornire perché con quella documentazione si ha la strada per formulare prodotti in maniera anche molto mirata. E ovviamente è un dato che non può essere reso, perlomeno io credo sia giusto che non venga reso pubblico. Comunque la ricerca c'è, basta andare a cercare nei canali giusti e ognuno è in grado di trovarla se è realmente interessato. Non è una cosa piacevole da fare perché si perdono molte ore che si potrebbe andare a pesca, magari. Allora, da cosa è dovuta? A cosa è dovuta? Abbiamo visto che l'aroma, composto di esteri, eccetera, fortemente acidi, veicola verso il basico perché interagisce meglio con l'acqua che ha un potenziale diverso dal suo. Okay? Gli aminoacidi perché sono solubili? Allora, gli aminoacidi hanno delle proprietà fisiche che li portano a essere estremamente solubili in acqua con pH acido o basico. Si sciolgono male nelle acque verso il neutrale. Come mai? Perché gli aminoacidi hanno un punto isoelettrico, che è quel valore di pH dove le cariche positive e negative che ci sono all'interno dell'aminoacido si annullano. Quindi il punto isoelettrico degli aminoacidi è la fascia di pH nel quale loro non si solubilizzano. Qui ci sono degli esempi di punti isoelettrici di alcuni aminoacidi essenziali. Se notate, tranne un'eccezione che è la lisina, sono tutti quanti tendenti all'acido e sono in una scala di valori, per la maggior parte parlo, tranne alcuni esempi di elevata acidità, sono in campi di valori vicini al 6. Allora, l'aminoacido è tanto più solubile quanto il pH dell'acqua è lontano dal suo punto isoelettrico. Okay? Di conseguenza, un'acqua tendenzialmente acida, abbiamo capito essere 6,4, 6,5, è molto vicina al punto isoelettrico dell'aminoacido, mentre un'acqua basica, 7,5, 8, 8,5 come casi estremi, è molto lontana dal punto isoelettrico, quindi è la condizione ideale per l'aminoacido per sciogliersi in acqua. Ok? È un discorso complicato, io non sto a dirvi cos'è il punto isoelettrico, non l'ho scoperto io, è fonte di ricerca scientifica e questi sono dati da ricerca scientifica, cioè il punto isoelettrico di ogni aminoacido è noto, così come è noto che quel punto è il punto in cui l'aminoacido ha minor solubilità. Più ci discostiamo da quel punto, ma nell'acqua è abbastanza impossibile discostarsi in termini acidi, perché noi non pescheremo in acque sotto 6,6. È veramente una cosa, si trovano in Italia, poi faremo degli esempi drammatici, però è una cosa abbastanza irreale per noi. Noi tendenzialmente, là in Lombardi, tutti a Cusiano, tutti a Oggiono, tutti a Nome, pischiamo da tutt'altra parte. Fatalità in una condizione dove effettivamente gli aminoacidi possono sciogliersi in maniera molto veloce. Questo cosa vuol dire? Che le carpe di quegli ambienti saranno quotidianamente stuzzicate dalle stimolazioni legate agli aminoacidi, perché vivono in ambienti dove possono proliferare le cozze, i gamberi, le chioccioline e via discorrendo. Questi animali rilasciano questo tipo di segnali, se una carpa vive quotidianamente grazie a questi segnali, ne sarà ovviamente coinvolta e interessata. E questa è una cosa frutto di un semplicissimo ragionamento, in effetti, semplicissimo ragionamento che alcuni pescatori hanno fatto già negli anni 70. Quindi, in vari prodotti che noi utilizziamo, ci sono inseriti dei
predigeriti dei pre-digest, degli idrolizzati all'ennesima potenza, quindi con aminoacidi liberi in forma libera, che sfruttano questo principio, attirano il pesce e gli segnalano il nutrimento perché sono estremamente solubili in acqua per i motivi che abbiamo visto. Allora, per trarre delle conclusioni... Sì, vai avanti ancora con lo studio. Questo è quello che ho detto prima. Per trarre alcune conclusioni che siano interessanti ai fini del nostro modo di costruire le esche e utilizzarle, bisogna capire fino a che punto queste sostanze sono attrattive nei confronti del pesce. Abbiamo già capito che riesce ad individuare quantitativi veramente molto piccoli, ma sappiamo se c'è un limite verso l'alto, cioè più un elemento meglio è, in parole povere. Questo argomento è noto perché è il principale motivo di ricerca in ambito allevamento, ossia riuscire a far mangiare al pesce un cibo poco costoso e poco attrattivo in quantità maggiore possibile. Immagina, un po' costa, non fosse fatto con gli idrolizzati, sarebbe troppo costoso, deve essere fatto con sostanze comunque interessanti per il pesce, ma deve essere appetibile. E quindi questo è un campo di ricerca molto evoluto. Da Israele al Canada ci sono centri di ricerca specializzati solo nella mangimistica per i pesci, e la carpa è uno dei pesci più elevati al mondo, quindi il più noto dal punto di vista chemio-recettivo. Allora, i dati in mio possesso, che sono dati legati al sviluppo mangimistico, eccetera, nonché i dati relativi allo sviluppo esche dagli anni 80 in poi, definiscono tutti un range attrattivo compreso fra 2 e 6 parti per milione. Quindi, per fare un esempio pratico, dai 2 ai 6 milligrammi di sostanza secca inseriti in un chilo di mix. Viene definita come repulsiva, scatena un fenomeno di repulsione istintiva, una concentrazione superiore a 20 parti per milione. Mentre si inizia a parlare di tossicità, parlo di esteri in questo caso, perché gli aminoacidi comunque per fortuna non sono tossici anche se sono dosati, oltre concentrazioni di 100 parti per milione. Questo disegno gira nel mondo del carp fishing dagli anni 70. Rappresenta il fenomeno di attrazione e repulsione. Ovviamente dalla nostra esca innescata, allontanandoci da essa, abbiamo capito che il limite è 2 metri cubi d'acqua, ok? Allontanandoci da essa, il segnale sarà sempre più flebile. Di conseguenza, qui sfatiamo anche il mito della distanza da cui un'esca è in grado di attirare un pesce. Stiamo parlando di acquaferma non corrente, ovviamente. Ecco, in acquaferma la distanza non è una gran distanza. Se io non calo l'esca nel metro cubo dove il pesce ha già deciso di andare a verificare se c'è qualcosa da mangiare, sono comunque un po' fuori tiro. È importante avere questa idea in testa, perché spesso ci rendiamo conto che una canna messa là continua a partire e una canna messa qualche metro da un'altra parte non vede un segnale di pesce, magari con la stessa esca. Ok? Casi naturali, ovviamente, perché esulano da questi discorsi i laghetti a pago per motivi che poi vedremo nel dettaglio. Quindi c'è effettivamente una soglia attrattiva, una soglia repulsiva, ed è per questo che tutti questi prodotti presentano un dosaggio consigliato che va gestito in termini molto precisi. Diciamo che la maggior parte dei carpisti ci tiene più alla soddisfazione di sentire il profumo dell'esca che non a capire realmente come l'esca lavora in acqua. Questo lo potrete verificare da soli fra una settimana al Carpitali, dove tutti assalteranno i vari stand per annusare le esche. Okay? Gli addetti al settore sanno benissimo che non possono portare esche non aromatizzate al Carpitali, perché non sarebbero neanche prese in considerazione. È triste ammetterlo, ma siamo tutti carpisti e quindi penso che l'abbiate anche già immaginato. Io non dico che non sia bello essere attratti dagli odori, né dai colori, né dalla presentazione, eccetera. Dico solo che bisogna
aver chiaro in testa che il nostro naso non funziona come quello di un pesce. Credere che il nostro gusto non funziona come quello del pesce. Credere a questo significa avere realmente una visione molto semplicistica e quasi anche un pochettino, diciamo, di favola, no? Che può essere anche una bella visione, comunque condivisibile, ma non ha alcun suffragio scientifico. Allora, dobbiamo dire che queste sostanze vanno dosate al minimo del consigliato su acque fortemente produttive. Perché abbiamo capito che il pesce è sprallenato a riconoscere i segnali del cibo e se sono fuori range non lo freghiamo neanche manco morti. Perché è impensabile che venga a sentire segnali 10 volte più forti rispetto a quelli che è abituato a percepire e non ne venga spaventato. Ok? Difatti, nelle acque molto produttive, da molti anni, per un'intuizione più pratica che non ragionata, i carpisti scaricano le esche nell'acqua del lago, ovvero le immergono preventivamente, dopo 10 minuti le esche iniziano già a lavorare e perdono parte delle loro sostanze. Abbiamo visto che dopo 12 ore i risultati tendono a compensarsi a prescindere dal pH dell'acqua, perché la Boyles ha già dato quello che doveva dare. Ecco che questo espediente pratico si rivela funzionale, ma spesso si rivela funzionale nei posti realmente molto produttivi. Ovviamente c'è anche una componente che emotivamente definiamo il pesce a meno timore dell'esca scarica, che è quella cosa che abbiamo appena definito. L'abbiamo appena definita. Se la concentrazione degli attiranti è troppo alta, il pesce ne ha paura. È fuori discussione. Io scarico le esche perché, sai, sono uguali a quelle in pastura. Ma che vuol dire? Se io il terminale l'ho calato insieme a quelle in pastura, sono comunque uguali, non è quella la differenza. Però il pesce ne ha meno paura. Siamo convinti di questo quando mettiamo le boilers nell'acqua. Abbiamo ragione. Capiamo perché. Perché erano troppo sature probabilmente. Ma allora dico io, se le realizzavo già a casa più scariche, poteva essere la stessa cosa? Sì, non al 100%, perché l'esca che è rimasta in acqua per molte ore ha anche una consistenza particolare, ok? Adesso non possiamo toccare tutti i punti, perché ce ne sarebbe da parlare solo delle esche immerse per un'altra oretta e non mi pare il caso. Però abbiamo capito che effettivamente andiamo ad agire, se scarichiamo le esche, su questa precisa interazione. Allora io adesso vi porto a ragionare. Ma così è tanto poco, così è tanto poco, così è tanto poco. Un'esca ready made è già dosata per essere produttiva. Non verranno mai vendute ready made fuori del range attrattivo. Ok? Ma è tarata per cosa? Stiamo parlando di pH, ma come fanno a tararla? Le esche ready made in fase di test vengono tarate da pescatori che pescano molto in che tipo di acque? Pescano molto in acque a pago, perché la taratura di un'esca ready made viene fatta sostanzialmente, pago per quelle che posso parlare io insomma, nelle acque inglesi, fatto salvo alcuni modelli realizzati espressamente per il mercato italiano che fatalità qualcuno non ne ha grammatizzato, okay? E logicamente, parlando di laghetti a pago, stiamo parlando di Angry Water, perché le acque inglesi a pago non è che siano acque molto produttive in termini di nutrimento, sono acque sostanzialmente tendenti all'acido anche per motivi organici di inquinamento legati alla fatturazione che poi vedremo. Comunque sono tendenti all'acido e presentano differenze più marcate che in natura fra acqua superficiale e acqua sul fondo. Okay? Di conseguenza, l'esca ready made è spesso solo dosata per quelli che sono ambienti prettamente produttivi. Di fatto, nelle acque produttive, cito Endine, cito Fusiano, i risultati delle esche ready made non vanno avanti per anni se la gente ci pastura. Tendono a scemare velocemente.
mentre i risultati di buone self-made possono andare avanti per 10 più anni a questa parte. Io potrei portare l'esempio di Endine, dove il sottoscritto, che purtroppo non ci pesca più da tanto, ma altri con la stessa esca, hanno catturato per anni consecutivi senza vedere mai una flessione, senza mai vedere una flessione in termini di redditività. Perché è possibile dosare sull'esca self-made? Ecco che iniziamo ad avere una visione che è legata più a chi si fa le esche che non a chi utilizza le esche di sacchettino. Perché la ricerca nelle esche di sacchettino c'è già? Io posso anche tranquillamente dire che se voglio usare le esche di sacchettino devo andare nelle acque molto produttive. Si è visto anche statisticamente che i modelli più moderni, senza aroma, senza aromatizzazione, ma con attrattivi solo organici, sono più funzionali nel tempo. Sebbene alcuni sempreverdi, tipo la ready made fragola, con cui però al giorno d'oggi non pastura nessuno, possono dare la botta improvvisa e farci prendere comunque un signor pesce. Non stiamo escludendo una o l'altra variabile, eh? Stiamo solo cercando di motivarle in termini pratici. E questa è la motivazione che vi dà chi le sviluppa. Se l'aroma ha un range di dosaggio, è legato proprio al tipo di acqua in cui andrete ad usarlo. E mi sono reso conto oggi, mea culpa, potevo anche rendermene conto prima, che tanti non avevano capito che dovevano metterne poco quando l'acqua era particolarmente impegnativa in termini di pesce e quant'altro. Era una cosa talmente scontata per me, non sovraccaricare un'esca, soprattutto nelle acque più interessanti e non nel laghetto ovviamente, ma era scontato per tutti i produttori di esche. È talmente scontato che alcuni produttori non vi sanno nemmeno più dire perché c'è un dosaggio minimo e un dosaggio massimo. Perché lo sviluppo è stato studiato in questi termini negli anni 80. Dimmi tu Stefano quando... 5 minuti. Vi è chiaro questo concetto di dosare gli ingredienti in funzione del tipo di acqua che andiamo ad affrontare? È sempre meglio sottodosare dove sappiamo che ci sono carpe grosse e tanto alimento naturale. Sottodosare, perché il segnale di quell'esca deve essere percepito come una forte presenza di cibo. Quindi deve avere un range leggermente superiore a quello mediamente percepito. Ma non si può andare troppo in su, perché scattano dei meccanismi che nella carpa sono dei meccanismi di difesa ovviamente, verso ciò che non conosce. È logico che un'azione di pasturazione prolungata nel tempo può far cadere questi meccanismi e far accettare anche esche che non siano concepite con tutti i crismi, in termini di mix e in termini di aromatizzazione, perché comunque in grado di fornire nutrimento. Quando il pesce l'ha percepito e ha perso la paura perché con la pasturazione si è potuto nutrire senza subire traumi, beh, allora qualsiasi esca viene accettata. Ok, questo è un altro lato di fatto. D'altronde le ready made non nascono per essere utilizzate in pasturazioni, perlomeno le classiche ready made. Ed ecco quindi che le armi a disposizione del set maker sono quelle che ti permettono di gestire la tua esca in funzione di come andrai ad utilizzarla. Molti sono convinti che il set made sia superiore del ready made. E io vi dico che il set made nella mano di una persona che senza tante conoscenze scientifiche si attiene a quello che può leggere è realmente più efficace di un'esca ready made. Perché logicamente posso variare in funzione delle variazioni che incontrerò anche in pesca. In tutte le azioni di pesca che si svolgono in tempi rapidissimi, sarà ancora più importante non cadere nell'errore di sovradosare o di dosare comunque male, perché abbiamo visto che i primi 10 minuti, le prime 2 ore, le prime 12 ore sono quelle dove c'è una reale differenza. Per dire che se il pesce incontrerà quelle esche nelle prime 5-6 ore che sono in pesca, perché potrò stare in pesca solo 8 ore, non dovrà scapparsene via, dovrà solamente essere attratto. Perché se l'esca può rimanere in acqua 24 ore, può essere che nei numerosi e ripetuti passaggi che ogni pesce fa, l'esca a un certo punto venga accettata, anche perché l'acqua di un lago non è statica. Quello che qui vediamo in vitro, in ferma,
Beh, non si può assolutamente assoggettare la pesca in fiume, che come potete immaginare l'acqua attorno alla boia non è mai la stessa. Nel lago, per quanta immobilità possa esserci, ci sono comunque dei movimenti che aiutano a sbavare. Quindi, dopo le 12 ore, realmente anche un'esca sovradosata ritorna un po' nella condizione di essere performante. Ma se io ho poco tempo devo essere performante da subito e bisogna iniziare a mettersi in testa che in tempi brevi è forse più performante un'esca senza aromi che un'esca aromatizzata, per il semplice motivo che se non ne so molto non rischio certamente di sovradosare. La traccia dell'aroma non può andare oltre la fase attrattiva perché è una traccia chimica. Gli aminoacidi e le sostanze nutritive possono comunque essere apprezzate dopo ore di immersione, anche se siamo andati verso il massimo del loro dosaggio. Quindi sull'aroma non si discute, precisi all'ml. Sugli aminoacidi e vari liquidi, un ml in più o uno in meno non mi cambiano certamente in maniera drastica la vita. Facciamo una pausa prima di affrontare il terzo punto, che sarà: può l'esca adattarsi o modificare il pH dell'acqua in cui è immersa? Basandomi sull'indicazione della boccetta,
perché non è assolutamente vero che posso mettere Minamino, Carpamino e Marinamino tutti e tre dosandoli al minimo. La risultante non è il minimo, è la somma dei tre prodotti che sono andati in serie. Questo deve essere chiaro, perché io posso dire, io doso tutti gli aromi al minimo, ne metto sette però, differenti uno dall'altro. Attenzione, la dose minima e massima è sempre riferita alla somma di quello che ho inserito. Se voglio mettere tre tipi di aromi diversi perché mi piace quel connubio, se la dose minima è 5 ml, o 6 per amor di chiarezza, metterò 2 ml di ciascuno. No, 6. Questo è abbastanza chiaro, però spesso è preteso. Uno legge il dosaggio minimo, metto due aromi, metto i due dosaggi minimi che fa il dosaggio massimo. Questo è importante che non venga preteso. Quindi anche tutte quelle componenti nutritive unite fra loro vanno ad aumentare questa fase attrattiva di cui parlavamo prima. E c'è veramente il rischio di overdosare, andare troppo oltre, rendere quell'esca fortemente sospetta per il pesce, che poi abbiamo visto che col tempo comunque potrebbe in ogni caso funzionare. Ribadisco che non significa prendere o non prendere, perché così si prende, colà non si prende, non è assolutamente vero. La scienza non sarà mai esatta da questo punto di vista, perché le variabili sono molto elevate. Sergio, una domanda, ma l'olio essenziale... Possiamo aspettare due minuti e poi fare le domande. Scusa, così finisco e poi chi vuole comunque restare per le domande resta, e chi invece non è più interessato può prendersi un po' di relax. Ci metto poco, siamo arrivati al succo del discorso ormai. D'altronde è quantomeno strano immaginare che qualche chilo di esca in acqua riesca ad interagire con qualche centinaio, milioni di ettolitri d'acqua e creare delle modificazioni chimico-fisiche nell'acqua stessa. Lo può fare in scala estremamente ridotta. Rientriamo nell'analisi di quel bel disegnino che avevamo visto prima proiettato. Esistono eccezioni da tenere in considerazione, e queste eccezioni sono quelle dove il fondale è molto differente rispetto all'acqua, perché d'altronde le nostre esche sul fondale agiscono. È il caso specifico dei fondali fortemente acidi, che lo sono per inquinamento organico oppure chimico. Comunque le nostre carpe devono alimentarsi su quel fondale, però c'è una sostanziale differenza fra l'acidità del fondo e quella della superficie, e questa differenza comunque interagisce fra i vari strati d'acqua creando dei meccanismi di confusione a livello sensoriale e chemorecettivo nel pesce. Quanti di noi hanno ritirato almeno una volta da un fondale le esche talmente puzzolenti che sembra quasi che l'esca abbia ricevuto dal fondo invece che dare all'acqua? Cioè la fase opposta, perché attenzione che quello scambio di cui parlavamo prima avviene anche nel contrario. Se siamo fortemente verso l'acido è più facile che per compensazione entri qualcosa nella boia piuttosto che ne esca, per gli stessi motivi che abbiamo descritto finora, perché sul fondale comunque ci sono sostanze organiche. In ogni caso, un fondale acido è spesso anossico, ovvero non vi è ossigeno fin sul fondo, quindi diventa un posto difficile per la carpa, perché la carpa comunque ha bisogno di ossigeno, sebbene tolleri ossigeno disciolto anche a livelli molto bassi nell'acqua, comunque non può non essercene. Ad ogni modo, se quello è il fondale, la carpa, che non può alimentarsi sempre a mezz'acqua perché non ne ha la capacità, visto che il suo apparato boccale è specifico, si adatta e cerca di nutrirsi sul fondale che ha a disposizione. C'è un fenomeno naturale che si chiama termoclino, che è la stratificazione estiva delle acque, che fa sì che, esempio banale Endine, nei mesi estivi non vi sia ossigeno al di sotto dei 5 metri di profondità e che quindi il pesce vada a rintanarsi tutto nell'immediato sottoriva. Mentre con le piogge, con il vento, con i temporali autunnali c'è un rimescolamento dell'ossigeno e il pesce si risposta tutto nelle fasi anche più centrali.
d'estate, estati calde a Enine, catturare a centro lago sotto i 5 metri è statisticamente impossibile. Questa è statistica ragionata fra centinaia di clienti che frequentano da anni quel tipo di specchio d'acqua. Molti, i casi estremi sono anche i laghetti di pesca sportiva che diventano acidi a causa dell'eccesso di scorie azotate, ammoniaca, di sciolte causate proprio dall'abbondante pasturazione quotidiana che avviene, materiale organico in decomposizione. Abbiamo visto che sono acide, se si decompongono diventano ancora più acide e acidificano il fondo. C'è questo rischio, è reale in alcuni laghetti dove le poste sono occupate tutti i giorni a settimana e dove tutti pasturano. E c'è questo rischio anche perché il pesce comunque nutrendosi avrà le sue deiezioni, così come gli uccelli acquatici, che sono deiezioni che acidificano. In molti laghi gli alberi di riferimento dei cormorani muoiono perché la deiezione del cormorano è talmente acida che uccide l'albero. Quindi questi uccelli sono in grado di cambiare e modificare il pH dell'acqua. In tutti questi casi estremi, le nostre esche tendenzialmente acide spariscono nell'acidità del fondale e vengono difficilmente localizzate dai pesci. Se il pesce è costretto a nutrirsi tutto l'anno in quel tipo di fondale, comunque vi grufola e quando tocca le esche è in grado in ogni caso di percepirle. Questo è il motivo per cui in molti laghi molto pressati si hanno spesso allamate abbastanza particolari sull'esterno della bocca, spesso anche nella parte sotto della bocca, come proprio se il pesce fosse arrivato in contatto con l'amo non da aspirazione diretta, ma da un contatto fisico diretto. L'unica soluzione a questo tipo di problema è l'utilizzo di pasture che sfruttino altri sensi dei pesci, ad iniziare dalla sensibile linea laterale che percepisce le vibrazioni a bassa frequenza. Questo è uno dei motivi per cui le esche vive tipo lombrico e bigattino rendono bene in posti, cito il Po a Piacenza perché da molti anni stiamo studiando con dei clienti il comportamento delle carpe molto grosse che vivono in quella sorta di bacino. L'esca viva è superiore alla boilers, sempre e comunque, perché viene percepita, il fondale è acidissimo e l'acqua è basica, è una condizione legata all'inquinamento da metalli pesanti. Quindi il bigattino, il mazzo di lombrichi, a parte anche il siluro, cattura anche le carpe grosse, le buone esche fatte con tutti i crismi, poco o niente. Quindi l'unica soluzione è o sfruttare esche vive, oppure creare un'azione di contrasto che non potrà essere della boilers, perché farle naturali, buone, appetitose e basiche è impossibile. Però noi potremmo utilizzare delle pasture di fondale addizionate da bicarbonato di sodio, che è un prodotto atossico e che poi nella pastura si scioglierà immediatamente senza essere eccessivamente recepito dal pesce, oppure un sistema usato dai pescatori inglesi da tanti anni, la citrosodina granulare, avete presente? Quella che frigge proprio fortemente e basica, che è inserita nella palla di metro, lo spacca e crea comunque un segnale che viene recepito. Che poi sia di interesse o meno del pesce, non è una scienza esatta, però la curiosità in ogni caso la scatena e dà modo ai sensi del pesce di percepire che in quel fondale acido c'è un qualcosa che potrebbe essere interessante. Nella speranza che la serata vi sia piaciuta e contando anche un po' su alcune domande per comunque ravvivarla e finire in bellezza con i dubbi che possono essere personali, concludo con alcune semplici considerazioni. Allora, abbiamo premesso fin dall'inizio e lo rifacciamo che l'individuazione del pesce, la capacità di interpretarne le abitudini, la bravura e la fortuna di poter essere al posto giusto nel momento giusto, e una giusta dose di fortuna anche intrinseca nel pescatore sono le qualità salienti di uno specimen angler, cioè di un pescatore che va per obiettivi, va a pescare finalizzando la sua pescata alla cattura. È una forma, cioè è uno dei tipi di pescatore che agiscono sulle nostre acque. A mio avviso non è la forma che si diverte di più, però molti di noi, di voi, puntano comunque alla cattura come coronamento finale di una bellissima sessione di pesca. Sono fortemente convinto che la voglia di conoscere, quella sana,
quella che non complica inutilmente la vita, quella che ti stimola a perdere ore di sonno per fare ricerche, sia comunque una cosa interessante da portare avanti, perché unita alla capacità di domandarsi sempre il perché delle cose, crea una sostanziale differenza tra lo specimen hunter che abbiamo, focalizzato prima, e un grande specimen hunter, cioè una persona che i successi li motiva in maniera fine a se stessa, cioè si motiva e si dà delle risposte. Il risultato a cui tutti noi vogliamo arrivare, pH o non pH, aromi o non aromi, esca o non esca, comunque è sempre lo stesso. Abbiamo voglia di stare nel nostro elemento più naturale, che è la riva di un corso d'acqua, e vivere le gioie di un risveglio al freddo, al caldo, fra le zanzare, in mezzo ai topi tante volte, che passano proprio inosservati perché la nostra passione va oltre. Riesce a vedere la bellezza delle cose che sono intorno a noi. E nella bellezza delle cose che sono intorno a noi, una carpa enorme sul materassino è una delle variabili che io invito costantemente a apprezzare in tutte le loro sfumature. Cioè, un'alba così e un grosso pesce sul materassino, magari vivendo questo momento con una ragazza amata o con il fido compagno di pesca, sicuramente abbiamo coronato un sogno comune, credo, un po' a tutti noi, a prescindere dal pH. Sì! Allora, vero? Vi ringrazio dell'attenzione, colgo l'occasione per invitarvi ad approfondire, se volete, tutti i discorsi inerenti l'esca sul nostro forum www.pig-fish.it/forum e portare, se volete, avanti la chiacchierata sul pH, visto che a breve sarà arricchito con il video della serata, dal quale potranno nascere e scaturire mille domande. A questo punto passo la parola a voi per capire se ci sono dei dubbi o delle curiosità. Un dito. No, prima hai parlato dell'aroma, sei 2-2-2, no? Un 6,5. E quel riferimento che facciamo alla fase attrattiva o repulsiva è relativo anche alla concentrazione. Perché se ovviamente io invece di un aroma uso un olio aromatizzato, avrò una concentrazione differente e i dosaggi, pur aumentando, creeranno dei segnali alla stessa intensità. Lo stesso si può dire per l'olio essenziale, che viene dosato in gocce e ha comunque un dosaggio minimo.